È corsa al riarmo in Europa. La guerra in Ucraina sta facendo lievitare i bilanci per le spese militari dei paesi del vecchio continente. La Francia ha annunciato che nei prossimi 7 anni investirà 413 miliardi di euro nella difesa. Il budget annuale passerà dai 32 miliardi del 2017 ai 69 del 2030, oltre il doppio. La deterrenza nucleare sarà uno dei centri di costo chiave di questo aumento di bilancio, con la costruzione di una portaerei a propulsione nucleare di nuova generazione. De toute façon, c'est l'agression russe en Ukraine qui provoque un besoin de sécurité de la plupart des partenaires de l'Europe continentale. Bon, la neutralité, enfin, ça doit aussi faire réfléchir et les commentateurs et les autorités russes pour que des pays qui ont toujours choisi une prudente neutralité depuis tant de décennies décident de rompre avec cette neutralité, c'est bel et bien qu'il y a une peur. Come la Francia, anche il resto d'Europa è alle prese con la corsa agli armamenti. La Polonia ha annunciato che investirà il 4% del PIL nella difesa. Questa spesa senza precedenti includerà massicci acquisti di aerei da combattimento e carri armati dagli Stati Uniti e dalla Corea del Sud e droni dalla Turchia. Ma senza dubbio la più grande rivoluzione militare è quella della Germania che nel pieno dell'invasione russa dell'Ucraina ha annunciato un aumento di 100 miliardi di euro del suo budget militare per il 2022 da destinare alle forze armate. Significativi aumenti nelle spese per la difesa sono stati annunciati anche dai paesi baltici, dalla Svezia, che attende di entrare nella NATO dopo decenni di neutralità, dall'Italia e dal Regno Unito. E la tendenza non è solo europea, ma mondiale. Australia, Corea del Sud e Giappone si riarmano in un clima di tensione militare che ricorda la guerra fredda.